17° congresso dell'associazione Luca Coscioni, siamo con Marco Cappato, tesoriere dell'associazione e radicale storico. Trump è ricoverato per Covid infetto e pare che abbiano fatto a lui un trattamento con un farmaco di cui è stata fatta incerta da parte degli Stati Uniti. Ecco, io chiedo, l'associazione Luca Coscioni si batte per il diritto alla cura. A livello internazionale come si può declinare questo diritto quando capita poi che appunto un farmaco diventi irreperibile perché è stata fatta incetta da parte di alcuni stati, probabilmente quelli più ricchi? Beh, non esistono ad oggi delle norme che garantiscano la disponibilità dei farmaci, dei trattamenti per le aree più povere delle nostre società o del mondo. Questo è un lavoro che è all'ordine del giorno dell'Organizzazione Mondiale della Salute. Sul vaccino, sul coronavirus, è in corso un tentativo di alleanza pubblico-privato per poter garantire la disponibilità del vaccino quando sarà, diciamo, reso disponibile e che però lo diventi per tutti, ed è l'attuazione di quello per cui ci battiamo come Associazione Luca Coscioni, cioè il diritto a godere dei risultati del progresso scientifico e delle sue applicazioni. Serve un quadro internazionale di regole e delle politiche di implementazione, altrimenti la logica economica è l'unica che poi determina la disponibilità del diritto alla salute. Allora, la Procura di Massa ha fatto ricorso contro la nostra assoluzione di Mina Welbemia per l'aiuto fornito a morire, fornito a Davide Trentini, e quindi a questo punto con ogni probabilità si passerà in Corte d'Appello. In Corte d'Appello quindi ci sarà un nuovo dibattimento. Nel frattempo ci sono altre persone ovviamente che sono rivolte a noi, e il Parlamento ancora dopo 7 anni di attesa non ha provveduto a discutere la nostra legge di iniziativa popolare e nemmeno a rispondere alla richiesta esplicita della Corte Costituzionale di approvare una legge in materia.